Ciao Aaron. Ciao. Hey. Giovanni Ferrari, ciao. Ciao a tutti ragazzi, bentornati con il 24esimo episodio di Arena. 24 episodi, abbiamo sorpassato il PG Time. Sì, perché per chi non lo sapesse, il PG Time è la serie precedente ad Arena ed è praticamente uguale ad Arena. Quindi se qualcuno si è perso qualche episodio, vi consiglio di andare a dare un'occhiata al PG Time. Andiamo a leggere subito le prime domande sclero che ci sono arrivate. Alla faccia del cazzo quante sono. Allora, alla prima arriva da The Players in Live, che è cancelletto tagaccazzo. Due punti. Posso finire sulle domande sclero? Vaffanculo! Andiamo avanti con la seconda domanda, che arriva da Riparare Low Cost. Grazie per aver risposto alle mie domande. Domanda seria, ma prego, figurati, guarda. Domanda seria e dopo. Sì, ma cancelletto Arena due punti non si usa più? Sei diventato dipendente di YouTube? No. Cioè, fare video, leggere i commenti, eccetera. No, non sono dipendente. Andiamo avanti con la prossima domanda, che arriva da Leoni da Leo. Cancelletto Arena due punti. Mi sentirò felice solo se tu dirai Marcus Moccia, tra parentesi una cosa personale. Grazie Nerding. Bel episodio comunque. Perché grazie Nerding? E io chi cazzo sono? Ma vaffan. Andiamo avanti con la prossima domanda, che arriva da Nerding Selvaggio. Ecco, parlare del diavolo precedente, spuntano le corna successive. Allora, cancelletto challenge, guarda, two girl one cup, ah dai anche te, mentre mangi un budino al cioccolato. Sì, e tu guardalo mentre te mangi una merda. Ok ragazzi, abbiamo finito con le domande sclero, anche per oggi abbiamo risposto, penso, a qualsiasi sclero che è arrivato. Niente ragazzi, facciamo partire Arena, 1, 2, 3, via! Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con il 24esimo Arena e anche oggi siamo con... Ma che cazzo hai fatto al ciuffo? Guarda, me lo sono chiesto anch'io, è che ho il ciuffo ribelle oggi, cioè mi viene, mi sta davanti così, voglio dire, mi sta davanti così. Sì, tutti dicono così. No, mi sta... Io. Allora, ma... Ah, guarda, io va molto meglio, eh. Va bene? Sì, va molto meglio. Oggi ti ho contattato qua con me perché dobbiamo fare la challenge anticipatamente all'Arena. E viene da Amedeo Bodex, attenzione, attenzione, perché dice: cancelletto challenge, fate la puntata di Arena senza dire un cazzo di parolaccia. Sarò più preciso, intendo te e Aaron. Aaron so... con una... ha scritto Aaron, vabbè. Perché so che la signora Maria non dice parolacce davanti alle telecamere, davanti alla telecamera. Se vi scappa una figa di parolaccia, una sberla sulla manina. Ah, la sfida è partita dal momento che hai letto la challenge. Ah, ok, quindi te ne devo dire due. No, dal momento che l'ho letta, non dal momento in cui la comincio a leggere. Sì, ma dai, ma non è partita dalle parolacce te adesso. Hai detto due parolacce! Ma è dopo! Hai detto due parolacce! Ma è per dopo! Hai detto adesso! Fai muori, cazzo! Vabbè, a prescindere per questa, sì.
Oh! Siamo a nulla! Bestia! Allora partiamo con la prima domanda che arriva da Mirko Smirko. Questo è un amico di Leoni da Leo. Io l'ho detto, poi insomma. E anche per la community, mica solo per te. Sì, enti! Ci hai rotto le palle. Pianino. Faccio un pianino. Oh! No, una, non due! Aperta parentesi quadra. Spazio. Trattino. No, hai dimenticato lo spazio. Spazio, trattino, spazio, cancelletto, arena, spazio, trattino. No! Due spazi. Spazi, trattino, spazio, chiuso parentesi quadra. Perfetto. Allora, puntini, puntini, non dico quanti perché... Muori, cazzo, devi morire di una morte lenta e dolorosa. Qual è il tuo gioco preferito? Figa, basta! No. Fermo! Sì. Scusa, per sapere qual è il mio gioco preferito, vatti a vedere le arene precedenti, Call of Duty comunque. Allora... Hai mai giocato a Spyro? Sì, sì, sì. Ho giocato a Spyro quando avevo la PlayStation 1. Andiamo avanti con la seconda domanda che arriva da Amedeo Bodex. Cancelletto arena, spazio, due punti, spazio. Io a questi spazi mi ci devo fare l'abitudine, non li devo più pronunciare. Che cazzo ti stai mangiando? La mia maglia! Ma fermati! Una parolaccia. Adesso uso l'altra. Non l'ho sentita. Ma va bene così. Allora, hai detto in più di un'occasione che ti piace il genere metal. Volevo chiederti, conosci l'industrial metal? Se sì, cosa ne pensi? C'è qualche gruppo che ti piace di questo genere? No. Andiamo avanti con la terza domanda che arriva da Robo Joker. Cancelletto arena, due punti. Ma c'è... Tra i vari remake dei giochi, dei videogiochi, quale ti è piaciuto di più e quale vorresti vedere? Ha rotto un po' le... quelle che si gioca, usano per giocare nella spiaggia, no? Cosa? Le biglie. Ma le biglie sono per giocare sul pavimento, no? Eh sì, appunto, nella spiaggia giochi con le biglie. Ha rotto le biglie. Ma nella spiaggia c'è la sabbia, quello è. Sì, ci vanno le biglie. Le biglie non si usano in spiaggia. Sono le palle, quelle piccoline. Vegeta! Quale ti è piaciuto di più e quale vorresti vedere? Allora, tra i remake di giochi che mi sono e che mi sono piaciuti di più sono stati Duke Nukem 3D. Ragazzi, voi dite quello che volete, è un gioco di merda, ma a me come remake è piaciuto e l'ho trovato uno dei più sensati, perché è stato fatto esclusivamente per i veri appassionati di Duke Nukem e quindi l'ho trovato uno dei migliori. Anche se il gioco è di merda, ma alla fine, senza troppe pretese, rispecchia molto quello degli anni 90, 80 o 90, non mi ricordo in 90. Che anno è uscito. E quale vorresti vedere? Mia moglie che non tossisce più almeno per un giorno, sarebbe fantastico. Avanti pure, andiamo avanti tutta arena così, cazzo! Ma no! Ma... Ma muori! Ma è andata bene. No, va bene, va bene. Ma ogni tanto un riposino, eh. Vorrei vedere il remake di Impossible Mission, che è un gioco vecchio del Commodore 64, Amiga 500. Vorrei rivederlo rifatto nei giorni d'oggi. Me lo rigiocherei volentieri. Andiamo avanti con la quarta domanda che arriva da Rob Drone. Cancelletto arena, due punti. Sto guardando Ghost Hunter, quello che trasmetteva Di Max sui cacciatori di fantasmi, e penso che siano tutte stronzate, ma qualcosa di paranormale magari al mondo c'è, chissà. Tu cosa ne pensi? Credi alle paranormal activity, alle cose, diciamo, alle entità paranormali? Credo. Allora ti dico, ho avuto un'esperienza che non ho potuto metterla su quelli che, perché non è una cosa da trattare, diciamo. Però mi è capitata un'esperienza con dei miei amici una volta quando ero più giovane, che praticamente volevamo fare una seduta spiritica, no?
Io sono sempre stato del parere vivi e lascia vivere. Ora, prendere... Vabbè, vivi e lascia vivere sono morti, però comunque lasciando stare il fatto che una tavola Ouija, Ouija. Può essere vera come può essere non vera, io non so, non è che credo, non credo. Hanno voluto fare una seduta spiritica, ma mi avevano invitato, io ho detto no. Non tanto perché ho paura, però che ci sia di là qualcosa o non ci sia di là, se è di là un motivo c'è, lasciamoli là, perché loro qua non ci vengono a rompere i coglioni se non facciamoci i fatti nostri, no? Hai detto che... Ah, ho detto palle. Ehi, diti! Ah! Sì, ehi, diti! Ma sempre le dita mi pigli, ah! Piaciuto? E un'altra? No! 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 Allora dritto soldato! Dritto soldato! Lei fa la prossima domanda! Beh, sono rosso come un peperone! Vai. Ma non lasciate stare, ok? Lei fa la quinta domanda, vai! Oh oui! Vai soldato! Io! Ti arrivo da... Sperma nel PsyOTP! Bravo! Cancelletto! Arena! Due punti! Bravo! Da quanto tempo svapi la sigaretta? No, da quando. Da quando svapi la sigaretta elettronica? Hai ottenuto miglioramenti fisici o gli stessi? No, ho ottenuto netti miglioramenti fisici, ma netti. Assolutamente. Ok, andiamo avanti con l'ultima domanda che arriva da Giugiola. Cancelletto Arena, due punti. Dici un pregio e un difetto sia dei giochi old gen sia dei giochi next gen. Che palle, ancora. Hai detto piano. Te lo faccio piano, tranquillo. Dato piano. Meno sudata. Dai. Allora. Allora, dei difetti, un pregio di giochi old gen, un pregio è che ce n'erano pochi da buttare via. Allora, invece un difetto dei giochi old un difetto erano i caricamenti veramente lunghi, caricatore con la cassettina. Vabbè, poi old gen io parlo di Commodore 64, Amiga 500, cose molto indietro. E invece della new gen, ovviamente della nuova generazione, è la giocabilità che si sta sminchiando di brutto. E quello è un grosso difetto. E un pregio è la grande grafica. C'è una grande grafica, quello sì, è bello, ma finisce lì. Niente ragazzi, anche per oggi siamo arrivati alla fine di Arena. La challenge penso che la mia mano l'abbia sentita e l'abbia anche nasata bene a modo. Porca miseria, che male. Porca miseria non è una parolaccia, ecco. Noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì prossimo con il 25esimo Arena. Ciao a tutti. Ciao.